Cultus Social Arte qui al Teatro Parioli di Roma, dove in scena stasera ci sarà uno spettacolo particolarissimo perché in lingua francese. Intanto diamo il benvenuto a tutta la compagnia e naturalmente a Elena Sandoval che ci farà anche da traduttrice, quindi Va grazie anche bene, per questo. buonasera. Allora, 1830, questo spettacolo particolare. Prima di tutto diciamo che è la seconda edizione di Gocce di Teatro, che sta qui a Roma, che rappresenta che cosa? Il Festival Gocce di Teatro è un festival che ho creato l'anno scorso per far arrivare a Roma delle compagnie francesi. Dunque, gli spettacoli sono in lingua francese con sottotitoli in italiano. Ok, e una cosa importante, in scena naturalmente ci saranno tre attori francesi. Ce li presenti, così è più facile perché loro non parlano italiano, però No, adesso automaticamente li noi faccio facciamo. presentare loro. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Manon Montel, je suis l'auteur, le metteur en scène du spectacle et je joue Georges Sand. Manon è l'autrice e la regista dello spettacolo e anche attrice perché interpreta il ruolo di Georges Sand. Voilà, bon, moi je suis Thomas Marcel et j'ai le plaisir d'interpréter Victor Hugo. Thomas Marcel interpreta Victor Hugo, questa era facile. Facilissima proprio. Et moi je suis Michael Giorno-Cohen et je joue Honoré de Balzac. Interpreta Honoré de Balzac. Quindi sono dei personaggi particolari. Si parla in questo spettacolo di amicizia, di grandi poeti e scrittori in un momento particolare anche della storia, Parle europea. de l'amitié de ces trois auteurs dans un contexte particulier en Europe. Oui, alors en fait, l'histoire, j'ai écrit l'histoire à partir des correspondances de Sand, Hugo et Balzac. Ha scritto la storia a partire dalla scrittura, dalla corrispondenza scritta di Hugo, Sand e Balzac. 80% du spectacle est historique. 80% dello spettacolo è storia. Et on parle véritablement d'une histoire d'amitié entre Balzac et Georges Sand, et une histoire d'amitié assez explosive parce qu'ils n'étaient jamais d'accord. Si racconta la storia di amicizia tra Balzac e Sand, che era un'amicizia molto esplosiva perché non erano mai d'accordo. Et entre Balzac et Victor Hugo, qui était une relation plutôt de complicité et en même temps rivalité littéraire. E l'amicizia tra Balzac e Hugo, che era un'amicizia più intima, più completa, perché avevano questa amicizia basata sulla letteratura. C'è una domanda che mi interessa moltissimo fare. Cosa resta di quegli anni, o meglio, cosa è cambiato da quegli anni in cui c'era questo fermento romantico di cambiamento e oggi? Qu'est-ce qui a changé entre l'époque que vous racontez et aujourd'hui? Cette époque qui était un bouillon de culture, un bouillon de littérature. Déjà, il y avait beaucoup de courriers. Maintenant, avec les téléphones portables et tout, il n'y a plus de Il primo correspondance. cambiamento di cui parla Manon è la corrispondenza, che prima si faceva scritta, che era tanta carta, e adesso è tutto tramite telefono. Je pense qu'il y avait beaucoup, les gens prenaient beaucoup plus le temps, en tout cas les gens lettrés, de lire, d'écrire, ce qu'on ne fait plus du tout maintenant. Tutto quello che faceva la gente prima, leggere, scrivere, tutto quello che non si fa più oggi. Questa invece è proprio personale per ognuno dei tre. Ecco, Une question personnelle pour chacun de vous trois. cosa amate di più del vostro personaggio e cosa invece di meno? Qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre personnage et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ce que j'aime le plus, c'est tout. C'est un personnage extraordinaire, extravagant. Et j'adore justement parce que ça, c'est un peu comme un personnage d'opéra. Ça permet d'exploser. Piace tutto, tutta la parte del suo personaggio, perché c'è tutto nel suo personaggio, un personaggio esplosivo. Ce que j'aime le moins, c'est que je meurs le premier. Quello che gli piace di meno è che muore per primo.
Moi, ce que j'aime le, pardon. Moi, ce que j'aime le plus dans mon personnage, c'est que c'est un génie total, un génie de l'écriture, un génie du théâtre. Il savait même dessiner. Enfin, il savait tout ce à quoi il touchait, il le réussissait et génialement. Mi piace molto questo personaggio perché è un genio del teatro, della scrittura, sapeva anche disegnare, dice che tutto quello che toccava riusciva. Ouais. C'était un homme politique extraordinaire aussi qui a commencé royaliste, qui a fini humaniste, d'habitude de ce grande chemin inverse. Grande uomo politico. Ce que j'aime le moins dans ce personnage, il a un côté un peu sérieux. Hein. Hugo, il est pas vraiment bout en train. La cosa che gli piace di meno del suo personaggio è che è un personaggio molto serio e non è uno che fa le teste, insomma, è molto très imbu de lui-même, ce che je ne suis absolument pas. Molto preso da se stesso. Che è una cosa molto diversa da quello che è lui, appunto. J'ai oublié de traduire la fin. Et ce que j'adore dans mon personnage, c'est que le personnage de George Sand allie à la fois la force et la douceur. Donc toujours les deux, c'est formidable. Quello che le piace molto del suo personaggio è che è un personaggio che unisce la forza e la dolcezza. Et avere tutte e due queste cose su un personaggio le piace molto. Et il n'y a rien que je déteste. Et non, c'est rien que non le piace. È perfetto. È perfetto un personaggio. Cosa invece secondo voi colpisce l'immaginario dello spettatore di questa situazione, di questi personaggi? Qu'est-ce qui va toucher l'imagination du spectateur selon vous par rapport à ces personnages? Je pense qu'on a l'impression que ces auteurs sont des mythes par rapport aux œuvres qu'on connaît. Et là, je crois que de les montrer dans leur intimité, on va réaliser qu'ils sont véritablement humains et qu'ils ont eu effectivement des failles, des défauts. Je crois que c'est ça qui va toucher le public. Secondo Manon, quello che va a toccare il pubblico è che questi personaggi sono visti come dei miti, dei grandi miti. E invece, grazie a questo spettacolo, il pubblico va a scoprire che sono umani, che sono degli uomini con i loro difetti, con le loro debolezze. Ok, e 1830 stasera a Roma, poi dopo dove andrà? Il festival? No, lo spettacolo. Lo spettacolo? Ah! ce soir, 1830 est à Rome, et après, il va où? Hong Kong. Wow! Questa non la traduco. Va bene, allora... Tournée mondiale. Perfetta, quindi va benissimo. E invece per il festival cosa abbiamo in programma? Oltre per a il festival a dicembre abbiamo La Porte à Côté, che è una commedia brillante contemporanea. E poi abbiamo Cuisine et Dépendance a gennaio e altri due spettacoli in primavera. E quindi belli impegnativi. Abbiamo, sì, queste sono due commedie contemporanee. Poi abbiamo anche un testo su Marie Curie di Pina Fortuna, molto bello. Sempre che racconta la vita di Marie Curie, però nella sua intimità, non la scienziata che conosciamo. Benissimo, quindi l'aspetto umano dei personaggi. Umano, sì, la scienza c'è perché è la sua vita, però l'aspetto umano, sì. Benissimo, e a me non resta che augurarvi un grandissimo in bocca al lupo, diciamo noi. E viva il lupo, si dice in italiano. Dio mio, viva il lupo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.